Pronti per un nuovo viaggio con una nuova macchina, una Ford Fiesta, per tornare alle origini del nostro viaggio, il primo. E c'è il sole e si parte. While the dogs are sleeping, she's leaving the cave and the wheels are turning. Dancing on ice, but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat. No. Il marito, lei era la moglie di questo che aveva fatto delle danze molto forti sui suoi tenants, e lei per potersi appunto il marito ha cavalcato nuda per tutto Coventry. Ammazza. Questa è la storia di Lady Godiva? Sì, è la leggenda. Grazie. Come sei brava a spiegare, Carlotta. Oggi siamo in questo posto. Carlotta ha fatto un'opera d'arte. Ha fatto il naso alla candela. Se non è arte questa. Facci un sorriso, Carlotta. Mentre c'è il papà di Bambi appeso lassù. Siamo a Warwick, ridente anche questo paesino del intorno Coventry, dove vedremo un bel castello a tema Halloween. Hai paura, Carlotta? Molto spaventata. Carlotta è molto triste e spaventata perché siamo appena stati nei dungeon, dove Carlotta è stata scelta non una ma due volte come vittima sacrificale. Prima è stata processata come strega e mi hanno accusato di avere la peste. E l'hanno fatta entrare da sola in una stanza dove qualcuno l'ha spaventata. Lei che non voleva essere spaventata. Aveva quattro zucche di paura, adesso ne stiamo dando una che ce n'ha cinque. Quella roba va in zucche. Ma soprattutto lei che non voleva mai essere lasciata sola è stata costretta
a sedersi da un'altra parte, poverella. Che paura. Povera zucchetta. E dopo una lunga giornata fuori, è bello sapere di poter contare su delle letture serali. Buongiorno. Buongiorno. Siamo arrivati al terzo giorno di uscita a viaggio e stiamo andando a Stratford upon Avon, la casa natale di Shakespeare. Casa natale di Shakespeare. Se volete vedere la bellissima Coventry. Coventry, parliamo di Coventry. Tra 800. Coventry è veramente molto brutta. Ha un centro carino nella zona della cattedrale, della City Council. Due strade in croce. Però per il resto fa un po' cagare. Warwick invece è molto carino. Oh, qua rifiniamo dove eravamo ieri. Tranquilla, ci penso io. Ci pensa lui. Il navigatore non conosce queste strade che sono tutte nuove. Oddio, è la morte. Tramite allora, qua. Adesso piano piano te la trovo io la strada. Ok, allora ci sentiamo in un'altra volta, ok? Ciao. 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 Carlotta è molto felice per la sua colazione. Ciao gli scones dalla Scozia con Eleonora. E lì li ho scoperti la prima volta e li ho amati. Allora, già... Poi un tè a cosa? Flower. Io ho trovato finalmente un caffè decente e Irish Coffee Cheesecake, l'altezza della cheesecake, più alta della tazzina. Immersa nei colori autunnali. Dunque, aggiorniamoci. Dicevamo prima che Coventry era un po' cagà, a parte il centro, poi Warwick. Warwick invece era molto carina, soprattutto aveva un bel castello. Intanto facciamo riprese di questi colori. Ha un bel castello, soprattutto poi l'abbiamo trovato Hunted. Abbiamo trovato vedete vergogna, Carlotta si vergogna di fare i selfie video in mezzo alla gente, ma c'è gente che fa di peggio con i bastoni dei selfie, per cui. E insomma avevamo questo castello che era in tema Halloween con tutti i cavalieri, streghe, una serie di eventi. Reali, attori, materiale. Insomma una serie di eventi in stile Halloween ma anche medievale. E poi oggi siamo a Stratford upon Avon, che è un paesino. E... dove è nato Shakespeare, dove è sepolto Shakespeare ed è molto e vedremo, molto carino, potremo vedere le immagini, giusto perché io misuro tutto in paesi della Tuscia, è circa le dimensioni di Monte Viascone. Grazie Giovanni. Questa informazione fondamentale. Cani. Immersa nell'autunno.
dirà un brano di sport. Quanta passione in questo brano. Essere onesto, questo. Perché volevo recitare le streghe di Otello. Le streghe? Lo sapevo in memoria, lo sapevo in inglese. Lotta sapeva, certo. In inglese sapevo le tre streghe che e noi... inizia l'Otello. Che fanno tutto quel pentolone, però no. E noi ci fidiamo sulla parola. In compagnia di Mini Jack la zucca ceniamo, pranziamo in questo posto Spanish, tapas bar. Una bella pinta di birra prima di guidare che ci sta tutta. No, ma poi mi prendo un caffè e tutto di soldi. Certo. Sono arrivate le nostre tapas. Carlotta vuoi... No, Carlotta mangia. L'uragano Carlotta ha lasciato ancora una volta il segno. Non è colpa. Insomma, si torna a casa tra poco. Beh, però, fra poco più di un mese si vola a Bali. Sì, non, poco male. Non vi mancheremo per troppo tempo. Anche perché già nel video lo farà... velocissimamente. Sì.